Benvenuto nell'area personale del sito DevU. In questo tutorial ti presenteremo le sue funzionalità. Dashboard. Prima di tutto, esamineremo la sezione Dashboard. Dopo aver aperto il sito, vediamo subito 5 widget. Vediamo cosa mostra ognuno di essi. My Split Status contiene 2 widget. Available Split mostra il numero di token split che sono attualmente disponibili per il prelievo. Total Payout Split mostra il numero di token split che sono già stati prelevati. Split License Status mostra in che misura hai utilizzato il tuo limite di licenza. Puoi aumentare la tua licenza e il tuo limite in qualsiasi momento cliccando sul pulsante Increase License. Split License Usage contiene diversi indicatori. Total Split Limit mostra il numero totale di token split che puoi prelevare nell'ambito della tua licenza, compresi token già ricevuti. Available Limit mostra quanti altri token split puoi ottenere. Used Limit mostra il numero di token che hai già ricevuto per tutto il tempo. Global Split Status mostra il numero di token split attualmente presenti sul mercato. Reward per split indica la quantità di ultima che riceverai per holding di un token split al momento. Current Halving Period mostra quanti token ultima entreranno attualmente nel mercato su base giornaliera. La sezione Next Halving indica fra quanti blocchi avverrà il prossimo halving. Se scorri la pagina verso il basso, vedrai un widget con le regole di halving, Halving Rules. Ricordiamo che il numero di token ultima immessi sul mercato al giorno diminuisce ogni 10 milioni di blocchi. Entro il 2028 sul mercato verrà immesso un token ultima al giorno. Ecco perché ha senso acquistare una licenza il prima possibile e iniziare a ricevere token ultima ogni giorno sul proprio portafoglio. Di seguito troverai le licenze e i contratti split disponibili per l'acquisto. Nella scheda Legendary Promo potrai vedere le licenze disponibili nell'ambito della Legendary Promo, un'offerta speciale per l'avvio delle vendite. Acquistando queste licenze otterrai un limite 4 volte superiore per l'acquisto di contratti split e 4 volte più token ultima. My Licenses. Passiamo alla sezione successiva del menu, My Licenses. In questa pagina, nella sezione License Keys, troverai un elenco delle licenze acquistate e potrai attivarle, mentre nella scheda Activation History potrai trovare informazioni sulle chiavi di attivazione già utilizzate. La sezione License Keys contiene le seguenti informazioni: numero d'ordine, data d'acquisto, nome del pacchetto, chiave di attivazione, importo dell'ordine, stato, attivata, non attivata. La sezione Activation History contiene una tabella con i dati relativi all'attivazione delle chiavi, data di attivazione, chiave di attivazione, l'entità del limite per l'acquisto del contratto. My Contracts. Passiamo alla sezione successiva, My Contracts, i miei contatti. In questa pagina puoi trovare le seguenti informazioni sull'acquisto di contratti split: numero d'ordine, data di acquisto, nome del pacchetto, numero di split, importo dell'ordine. Smart Wallet. La sezione successiva è Smart Wallet. Qui puoi scaricare il portafoglio Smart sul tuo dispositivo. Payouts. Andiamo nella sezione Payouts. Qui troverai le seguenti informazioni su payout da te effettuati: ID transizione, data, indirizzo del portafoglio, stato, hash. Support. L'ultima sezione del menu è Support. Qui puoi inviare un messaggio al nostro team di assistenza in caso di domande. Dunque, ti abbiamo presentato brevemente il sito web DevU. Se hai ancora delle domande, puoi sempre contattare il nostro team di assistenza.